E quindi c'è proprio, io direi, l'obbligo che l'azienda, l'impresa ha di crescere fuori dai confini nazionali. Piccole e medie imprese international dall'Europa, una porta per l'Oriente. È il titolo del convegno organizzato da Confindustria Foggia e previsto per il prossimo 12 novembre, focalizzato sul tema dell'internazionalizzazione delle imprese. All'evento prenderanno parte numerosi ospiti nazionali ed internazionali che tra gli altri temi approfondiranno anche di finanza agevolata e rapporti bancari di sostegno. Le imprese hanno necessità di supporto, soprattutto in questa delicata fase economico-sociale segnata dalla pandemia. Iniziative di questo genere si inseriscono in un'ottica di sviluppo e di accompagnamento verso nuove opportunità. Ed è proprio in questo momento che noi come associazione dobbiamo essere di supporto in tutti i modi possibili. L'area internazionalizzazione si occupa soprattutto di sviluppo e, come diceva prima il presidente Di Mauro, noi dobbiamo ora far sì di fare in modo di facilitare questo percorso. Quindi questo primo evento, che diciamo è il primo, è la prima edizione, poiché noi stiamo pensando a un ciclo per partire di 10 eventi. È così strutturato. Avremo sempre una parte di seminario, di convegno con focus su un paese estero. In accordo con i colleghi abbiamo individuato, dal momento che è in corso l'Expo di Dubai, abbiamo individuato quest'area, diciamo, del mondo, quindi gli Emirati Arabi. E noi abbiamo pensato di scegliere gli Emirati Arabi perché comunque l'Oriente, perché loro sono molto attratti dal nostro prodotto italiano. Quindi il nostro prodotto italiano, in questo caso in particolare la Capitanata, può avere un forte appeal, quindi noi dobbiamo sviluppare questo appeal, dobbiamo fare la giusta comunicazione.